Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Dopo aver miracolosamente attraversato il Mar Rosso, Mosè e la sua gente si addentrarono nel deserto del Sinai. Fu una sopravvivenza difficile per quel popolo, abituato alle fertili valli del Nilo. Il territorio era impervio, con alte montagne, dirupi profondi e quasi una totale mancanza di vegetazione. Procedevano esausti e la loro fiducia andava sempre più diminuendo. Perché mi hai portato fuori dall'Egitto? Per far morire di sete me, i miei figli e tutto il mio bestiame. Ancora una volta Mosè ascoltò il lamento del suo popolo e si rivolse a Dio perché si ricordasse delle loro sofferenze. Quando si accamparono a Refidim, Dio gli parlò e gli disse: «Non temere, io sono davanti a te. Percuoti questa roccia con il tuo bastone». E subito l'acqua sgorgò e tutti si dissetarono. Quel luogo fu chiamato Massa Meriba, che vuol dire prova e contestazione, perché lì gli israeliti avevano dubitato di Dio. Hai ordinato al mare di ritirarsi e lui ti ha obbedito. Hai cambiato questo sasso in sorgente di acqua pura. Dio non ci ha mai abbandonato. Non dimenticarlo, Israele. Riprende la marcia nel deserto e le difficoltà e i pericoli aumentano giorno dopo giorno. Quella che doveva essere una strada di speranza si rivela sempre più amara e difficile e spesso, nonostante l'aiuto di Dio, gli israeliti cadono nello sconforto, si sentono abbandonati proprio da quel Dio che li ha strappati dalla schiavitù. Nel frattempo, un'altra carovana stava attraversando il deserto per incontrare Mosè. Mosè, ti ho portato un po' d'acqua. Grazie. Perché guardi oltre quelle montagne? Sto aspettando l'arrivo di Jetro, mio suocero. Verranno anche tua moglie e i tuoi figli? Forse. Forse si sono fermati presso qualche oasi. Sono loro. Sono sicuro che sono loro. Jetro! Sefora! Siete arrivati finalmente. Fermati! Adesso me la pagherai, Gafre! Non è stata colpa mia, lo giuro! Bugiardo! Fermi! Che sta succedendo qui? Il suo bue si è infuriato e ha trafitto la mia mucca con una cornata! È stato un incidente, quella mucca! Era già vecchia! Se non fosse stata così vecchia, avrebbe reagito, no? Non pretenderai che qualcuno ti creda! Metti via quel coltello, Camu. Fammi il favore. Ah! Gafre, questa non è la prima volta che il tuo bue attacca una mucca, vero? Beh, forse... Sta zitto! Il tuo bue è furioso e ora tu me la devi ripagare. La mia giovenca era giovane e valeva almeno 50 pezzi d'argento. Sei pazzo! Lo sai che non ne possiedo neanche la metà. Faresti bene a procurarteli, altrimenti ti ammazzo! Ma dove posso trovarli? Sono affari tuoi! Come? Gafre, ascolta la mia proposta.
Visto che non è la prima volta che lasci incustodito il tuo bue, la responsabilità è tua. Comunque, non c'è bisogno che tu lo ripaghi in argento. Se darai a Camo una mucca in cambio di quella uccisa, tu ti terrai la bestia morta e lui si riterrà lo stesso soddisfatto. Camo, sei d'accordo? Cosa ne pensi, Cafre? Ti ho detto che la capra è mia e non te la darò mai. Se non l'avessi portata io al pascolo, la tua capra sarebbe già morta. Sì, ma questa bestia mi appartiene. E quindi anche i suoi capretti sono miei, hai capito? Sì, ma ne ha partoriti due. Perciò sarebbe giusto che tu me ne dessi almeno uno. Cosa? Scordatelo. Me lo paga l'asino. E poi tu lo sai, venduto i nostri amici. Non mai niente. Lo so, sì. È stato tuo figlio a colpirlo per primo. No, ti sbagli. È stato il tuo a tirargli un sasso. Tutto il popolo viene da te per affidarsi al tuo giudizio e tu ascolti le loro lamentele tutto il giorno. Devi stabilire delle leggi, se no questo popolo non arriverà in pace alla fine del viaggio. Tocca a me giudicare e mettere pace nelle loro lidi. Soltanto Mosè può parlare con Dio. Quando hanno qualche problema vengono solo da lui per farsi giudicare. Così non va bene. È un compito troppo pesante per un uomo solo e tu finirai per soccombere. Questo è vero. Ma il popolo viene da me per consultare Dio. Sanno che ho ascoltato la sua voce. Si fidano delle mie decisioni. Me ne rendo conto, ma perché non scegli fra tutto il popolo degli uomini integri, timorati di Dio? Giudicheranno il popolo nelle piccole liti e sottoporranno a te solo le questioni più importanti. Mosè, solo se seguirai il mio consiglio potrai resistere. Ha ragione. È un'idea molto saggia. Tu cosa ne pensi, Mosè? E Mosè diede retta al suocero e fece come lui gli aveva consigliato. Scelse tra il suo popolo uomini capaci e timorati di Dio e li costituì a capo di gruppi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e di decine di persone. Il loro compito fu quello di giudicare e mettere pace nelle piccole questioni, sostenere il popolo nell'osservanza della fede in Dio e incoraggiarlo a sopportare il duro cammino nel deserto per arrivare sani e salvi nella terra promessa. Così, 3 mesi dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, gli israeliti tolsero le loro tende da Refidim per rimettersi in viaggio attraverso il deserto, verso la terra promessa. Dopo molti giorni di cammino, si accamparono ai piedi del monte Sinai. Lì, Dio, dopo aver messo a dura prova la loro fede, fece di loro un popolo unito da un'identica fede e da un comune destino. Quanti giorni ti fermerai in cima a quella montagna? Non lo so, Aronne. Rimarrò lassù finché Dio non mi parlerà. Dove stai andando? Avanti, andiamo anche noi. Seguiamo. Sì, forse ha trovato qualcosa. Addio lassù. Ma perché non scendi? Andiamo anche noi con Mosè, così vedremo finalmente Dio. Sì, 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 andiamo. Andiamo. Ascoltate, è Dio che vi sta parlando. Guardatevi dal salire sul monte Sinai. Mosè, aspetta! Ora voi ve ne tornerete al campo. Vi purificherete oggi e domani. Lavate le vesti e tenetevi pronti. Il Signore si manifesterà sul monte fra 3 giorni. Mosè, per favore, fammi venire con te. Voglio vedere anch'io il volto di Dio. Fermati, cara Em. Lo sai che nessuno può vedere il volto di Dio e restare vivo. Come? Ma come fai ad essere sicuro che è Dio che ti parla? Non tentare il Signore tuo Dio. Se trasgredirai i suoi ordini, subirai la sua collera. No, no, non ho mai pensato di disobbedirmi. Non allontanatevi dalla via che vi ho indicato e aspettate il mio ritorno. Se il Signore ci ha dato quell'ordine, lo eseguiremo. Ma quando si dà, perché Dio ci parla solo per mezzo di Mosè? No, non chiedetemi. Giosuè, neanche io. Perché non segui gli altri? Resterò qui finché Mosè non scenderà dalla montagna. Fa come vuoi.
E mentre Mosè era sulla montagna, il popolo lo aspettava fiducioso. Ma intanto i giorni passavano. Potente, mostrami la tua gloria. Che sta succedendo? È una tempesta. Mosè, riferirai queste parole al popolo di Israele. Sì. Ogni popolo sa bene qual è l'aspetto dei suoi dei. Sono ricoperti d'oro e gradiscono offerte e doni. Perché a noi non è concesso di farci un'immagine di colui che dice di essere il nostro unico Dio? Mosè ha detto che gli idoli di oro e di pietre sono soltanto statue senza vita. Beh, io non sono d'accordo. Come fai a rivolgerti a un Dio se non riesci a vederlo? Hai ragione, non è mai esistito un Dio invisibile. Forse Mosè è geloso e ha nascosto la sua statua di Dio su quel monte. Non credo. Quello è lo stesso Dio che ha parlato ad Abramo. C'è laggiù. È Mosè. Mosè è ritornato finalmente. Il corno. Il suono viene dalla rupe. È Giosuè che ci annuncia il ritorno di Mosè dal monte. È tornato! Mosè è tornato! Oh, andiamo a sentire le parole di Dio! Mosè, che cosa ti ha detto? Coraggio, Mosè, parla! Ascolta, Israele. Il Signore nostro Dio mi ha rivolto la sua parola e ha detto: io sono il Signore Dio tuo, il Dio che ti ha liberato dalle condizioni di schiavitù in Egitto. Non avrai altri dei all'infuori di me, perché io sono un Dio geloso ma misericordioso verso chi osserva i miei comandamenti. Non ti costruirai nessun idolo, né adorerai alcuna immagine, né di quello che è lassù nel cielo, né di quello che è qui sulla terra, né di quello che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti agli idoli e non li servirai. Non pronuncerai invano il mio nome, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncerà senza necessità il suo nome. Osserva il giorno di festa e santificalo. Lavorerai 6 giorni, ma il 7° giorno ti asterrai da qualunque lavoro. Tu, i tuoi figli, le tue figlie, i tuoi schiavi, maschio e femmina, il tuo bestiame e anche l'ospite che dimorerà in casa tua osserverà questo comandamento. Perché il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto è in essi in 6 giorni. Ma il 7° giorno si è riposato. Non possiamo né lavorare né fare altro per un giorno intero. Sta zitto! Dobbiamo ascoltare le parole di Dio. E Dio ha detto: onora sempre tuo padre e tua madre, affinché la tua vita sia lunga e felice nel paese che Dio ti darà. Non uccidere, non commettere mai adulterio, non devi rubare.
Non dire falsa testimonianza. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che gli appartenga. Non abbiate paura. Io è venuto per mettervi alla prova, affinché abbiate timore di lui e non cadiate nel peccato. Mosè, cosa dobbiamo fare per avere sempre la presenza di Dio fra noi? Non dovete mai smettere di ascoltare la sua parola. Ma dove possiamo andare a pregarlo? Il Signore mi ha parlato. Farete per me un altare di pietra e sopra sacrificherete le vostre pecore e i vostri buoi come segno di comunione. Mi costruirete un santuario e al centro ci sarà un tabernacolo diviso in due parti da un velo. Sarà di lino finissimo, tinto di porpora, viola e rossa. Due cherubini ricoperti d'oro, uno di fronte all'altro, lo proteggeranno con le loro ali. Rivestirete esternamente il santuario con pelli di montone tinte di rosso e con altri pellami pregiati. E dopo aver dettato la sua legge, Dio si rivolse ancora a Mosè per proporre a Israele di essere il suo popolo, purché riconoscesse in lui il suo unico e vero Dio. E Mosè costruì un altare ai piedi del monte. Lo circondò con 12 pietre, una per ogni tribù di Israele. Incaricò poi alcuni giovani tra gli israeliti di sacrificare a Dio come segno di comunione una parte delle provviste e degli animali. Poi Mosè versò metà del sangue sull'altare, quindi prese il codice delle leggi dell'alleanza che aveva scritto e lo lesse alla presenza del popolo. Oh Signore, quello che ci hai ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Questo è il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Sette giorni dopo, Mosè salì di nuovo sul monte Sinai, perché così il Signore gli aveva comandato. Ma questa volta tornò troppo tardi. Aspetta! Cosa stavi facendo? Niente! È stata la volpe! È colpa sua! Non dare la colpa alla volpe! E a chi dovrei darla? Durante l'assenza di Mosè, il popolo aveva dimenticato presto la promessa fatta a Dio e non osservava più le sue leggi. La loro fede in Dio diminuiva di giorno in giorno. E infine, il numero delle persone rimaste ad attendere Mosè si ridusse soltanto alla sua famiglia, a Giosuè e a pochissimi fedeli. Gli altri si erano completamente dimenticati della benedizione che avevano ricevuto da Dio. La fuga dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, il dono della manna e la raccolta delle quaglie nel deserto. Che cosa vuoi? Tu e Mosè non siete altro che degli imbroglioni. Ci avete fatto uscire dall'Egitto con promesse inesistenti. Adesso basta con questo Dio che nessuno di noi può vedere. Abbiamo bisogno di un altro Dio, visto che di Mosè ormai non abbiamo più notizie. Cosa dici, Karem? Non esistono altri dei all'infuori di Dio. Aronne, tu sei mai andato a parlare con quel Dio lassù? No, solo a Mosè è concesso di ascoltare la sua voce. E perché soltanto a lui? Perché... Mosè non scenderà più da quella montagna.
Cosa te lo fa pensare? Perché è stato colpito da un fulmine ed è sicuramente morto. Questo è impossibile. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non lo abbandonerà mai. Non ti illudere, quel Dio di cui ci avete parlato non è mai esistito e tu lo sai. Non tentare, Signore Dio tuo. Ormai le sue minacce non mi spaventano più. Gli dei degli egiziani erano più generosi. E a noi serve un Dio come ce l'hanno tutti gli altri no, popoli. No, sta zitto! Tu te lo ricordi, Api, il buo egizio? Prometteva fertilità e ricchezza. E noi ne vogliamo uno esattamente Taci! Uguale a lui. Tu stai bestemmiando! Non agitarti, Aronne. Ce ne serve uno che sia visibile da tutti noi. Non siete d'accordo anche voi con me? Hai visto? Sono tutti dalla mia parte. Dio, che cosa posso fare? Ormai hanno dimenticato le tue parole. Oh, Mosè! Sono già passati 39 giorni e Mosè è ancora su quella montagna. Ma sento che non tarderà a scendere e sono sicuro che quel giorno nel popolo tornerà la fede nel vero Dio. Oh Signore, fa che Mosè torni presto. Abbiamo bisogno delle tue parole. Dopo essere vissuti per più di 400 anni in un territorio fertile e dal clima mite, nella foce del Nilo, fu per gli ebrei un sacrificio enorme abbandonare abitudini e comodità per avventurarsi in una natura ostile e spietata, senza preparazione, alla ricerca di una patria sconosciuta. La Bibbia ci descrive minuziosamente questo itinerario, tappa dopo tappa, come se si trattasse di un diario di viaggio. Dopo aver attraversato le paludi del Mar delle Canne, Mosè condusse gli ebrei attraverso il deserto di Sur per 3 giorni, senza trovare acqua né per gli uomini né per il bestiame. La prima tappa fu Mara, che significa acqua amara, una fonte d'acqua salmastra a 13 chilometri a sud di Suez. Questa regione porta ancora oggi il nome di Ayun Musa, cioè fonti di Mosè. La marcia riprese poi fino ad Elim, oasi dalle 12 sorgenti e dalle 70 palme, identificata con l'odierna Wadi Garandel. Da Elim, gli ebrei proseguirono sino al deserto di Sin, dove il popolo, stremato dalle privazioni, cominciò a lamentarsi contro Mosè e Aronne per la mancanza di cibo. A questo punto, la Bibbia riporta 2 episodi prodigiosi che Dio operò per sfamare il popolo. Alla sera, uno stormo molto numeroso di quaglie ricoprì letteralmente l'accampamento. Il mattino seguente, gli ebrei si trovarono circondati da uno strato di sostanza bianca, minuta, granulosa come la brina. Uno spettacolo che spinse il popolo stupefatto a chiedersi Manha, ovvero che cos'è? Da cui l'origine del nome manna. L'intervento provvidenziale di Dio si manifestò attraverso 2 fenomeni naturali piuttosto comuni in quelle regioni, anche se non in forma così abbondante come in quella circostanza. Le quaglie, infatti, non sono rare nel Sinai, perché lo sorvolano in direzione nord-sud in primavera ed in autunno. La manna è costituita dalla secrezione provocata dalla puntura di un insetto sulle foglie dei cespugli e degli alberi di tamarisco.
Tra maggio ed agosto, tutta la regione è piena delle gocce secrete dalle foglie di queste piante che si sono solidificate al suolo col freddo della notte. Risolto il problema alimentare, il popolo riprese la marcia in direzione di Refidim, forse l'odierna oasi di Ferran, dove Mosè fece scaturire l'acqua da una roccia percuotendola con il suo bastone. Sarà in questa località che il giovane Giosuè condurrà per la prima volta le schiere ebraiche in combattimento contro gli Amaliciti, popolo nomade del Sinai che temeva di essere stato invaso. La marcia riprese tra le montagne del Sinai meridionale, finché gli ebrei giunsero presso l'altipiano di Er-Raha, a nord del monte Sinai, che per tradizione viene identificato col Jebel Musa, la montagna di Mosè. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro dell'Esodo, dal capitolo 15 al capitolo 18.